Prego. Buongiorno, devo dire anche il mio nome? E certo. Sono Riccardo. Presentati, presentati. Stai un po' fermo, però. Sì, E mi piace. mi piace giocare a calcio. Esatto. Qualche volta vado a giocare con i miei amici, non so, Non in sei. giro. È in giro, buono, buono questo. Allora, se ti piace il calcio, io ti faccio un giochino. Ta Io ti ta ta ta. faccio giocare, ti faccio un giochino. Giochino, perfetto. Come prima abbiamo fatto la mamma il giochino, ti ricordi? Va bene. Sì. Allora, scrivi calcio sul foglio che abbiamo qui davanti. Ok. Ok. Scrivi calcio, bello, in stampatello, maiuscolo, no? In che classe vai, Riccardo? Ogni secondo adesso. In seconda? Adesso? Ah, beh, insomma, in ottobre quando comincia, va bene. Calcio. Adesso ti dico. Calcio. Calcio, l'hai scritto? Sì. Ecco. Sai le spighette, no? Sì. Per allacciare le. Aspetta, fermo, 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 non scrivere. Per allacciare le Sì. scarpe. Hanno anche un altro nome. Si può dire i delle scarpe. Lacci, I lacci. lacci, il laccio, no? Se uno solo è Sì. laccio. Guarda questa parola, laccio. Prova a scriverla qui. Vediamo cosa. Scrivi Lacci, lacci. laccio, plurale. Cioè singolare, scusami, mi hai fatto confondere. Scrivila con due C. Cosa di Laccio. curioso, laccio? Rispetto a calcio, guarda le lettere, sono Uguali. le stesse lettere, perfetto. Prova a controllare, sottolinea le due L, le due A, le Boh, due posso. A, ok, fai già le C, So, fai ma avevo tutto, già capito. hai già capito, sei forte allora. Allora, questo gioco si chiama anagramma, Sì. quando con le stesse lettere si possono formare due parole diverse. Anagramma, va bene, insomma. Non fa niente, anche se non ti ricordi le parole, non preoccuparti. Però è un gioco enigmistico, va bene? Adesso ti propongo un altro, però. Scrivi raccordi. Sai cosa sono i raccordi? I raccordi vuol dire dei pezzi di Sì, strada. che trovi nell'autostrada. Sì, nell'autostrada. Bravo, raccordi autostradali. Tu vai in autostrada? E Sì, io so tranquillo. che. Sono andato prima, ecco. Ah, sì. Io so che vai in treno anche, o non vai in treno? Sì, vado. Vabbè, vabbè, non Più raccontiamo. mia mamma. E tua mamma. Allora, raccordi. Questa parola raccordi ha una curiosità. Raccordi, raccordi. Forse ci sono le stesse lettere Io, no, di un no. nome di un. Ra e dopo la Ci devo sono dire. le stesse lettere del nome di una persona. Riccardo! Riccardo, prova a scrivere Riccardo. L'avevi capito o no? Non capivo. Sono le stesse lettere, quindi raccordi e Riccardo. Vedi quanti giochi si possono inventare con le parole, va bene? Adesso però risolviamo un gioco della settimana enigmistica. Ecco, guarda, l'ho messa lì. Va bene. Prendila, prendila. Aspetta che non sporco No, tutto. no, metti, non sporchi No, perché niente. questo può anche andare sul Ah, microonde. ok, appoggiali. Guarda, faremo questo gioco, questo in alto. Vedi? Prova, Sì. guarda qui sul monitor. Ma riesco Sulla. anche a Ah, leggerlo. ok, sulla mia. Prova a leggere. Sulla mia barchetta, se ti piace X. X, Vieni. vieni con me allo X. X. Allora, questo gioco si chiama scarto iniziale sillabico. Sai cosa sono le sillabe? Sì. Tipo Riccardo, sai? Riccardo. Ric, car, do, sono tre, no? Scarto di sillaba iniziale. Se tu scarti da Riccardo, Ric, resta. Prova, dove l'hai scritto? Prova, prendi il foglio. Se tu scarti Ric, adesso è andato fuori fuoco un attimo. Ecco sì. Se scarti Ric, il foglio di prima, ecco sì. Se scarti Ric, cosa resta? Prova a scarti. Riccardo. Resta cardo, e il cardo è una cosa, è una pianta. Sì. L'hai sentito? Boh, ecco. Faremo un gioco del genere. Allora riprendi di nuovo la settimana mistica, che è il lavoro che ti faccio fare. Di nuovo via il foglio, prendi. Perfetto. Allora inquadriamo qui. Sulla mia barchetta, se ti piace, cosa ti può piacere se vai sulla barca? Cosa devi fare? Non su una nave, ma su una barca per farla. Remare. Bravo. Remare con il motore. No, no, quell'altro che hai detto prima. Remare. Senza motore, remare. Allora prova a scrivere remare. Scrivi sul foglio. Va bene Come. anche qua. Ma dove vuoi? È sempre questo foglio avanti e indietro. Che lavoro che ti faccio fare oggi, la settimana mistica, sopra Madonna. benissimo.
Remare, ci siamo già dimenticati. Adesso prendi di nuovo l'estrema mistica, ma tieni il foglio qui, remare, l'hai scritto, tieni il foglio, prendi l'estrema mistica, mettila qui. Allora, se ti piace remare, vieni con me, prova a scartare la prima sillaba. Remare, qual è la prima sillaba? Re. Re. Tirala via, cosa resta? Mare. Mare. Vieni con me al? Mare. Mare. E questo è lo scarto di sillaba. Vabbè? Io penso che per un ragazzino di prima elementare, che adesso va in seconda, sia un bel risultato. Ah, cosa ti sembra? Forse sei un po' frastornato. Ah? Come la faccia? Vabbè, insomma, ti hai incuriosito un po', no? Un po', dai. Vabbè, lo faremo vedere ai tuoi maestri e ai tuoi insegnanti, eh? Sì? Ma tu dove vai a scuola? Cioè, mi insegni? Io vado ancora alle medie, dopo ti dirò. Ma vabbè. No, dove vai nel nome della scuola, la Slata per... Io vado in parecchie scuole, anche quella qui in Greta sono stato a insegnare l'anno scorso. Va bene? Bon, ti lascio. Va bene? Ciao caro. Hola, com'è andata? Bene, oh, meno male.